Così, a tradimento. No, aspettavo la presentazione. Allora, prima di tutto grazie per l'invito, grazie a Davide che ha insistito perché fossi qui, e vi dico grazie perché è veramente, io vi assicuro che sono abituata a girare l'Italia nel weekend, qui c'è chi ha fatto questo mestiere prima di me lo sa che il weekend è dedicato alle iniziative in giro per il territorio, però di solito quello che si vede è molto diverso da quello che vedo io qui oggi a Bologna. Sono gli storici militanti del nostro partito che hanno fatto un lungo pezzo di strada a cui va riconosciuto il ruolo e anche il contributo che hanno portato. Raramente si vede questa energia, tante facce giovani, anche questa voglia di mettersi a disposizione della città che sta iniziando un percorso bello e complicato, ce l'ha raccontato adesso il segretario. Quindi prima di tutto grazie per l'invito e poi grazie a Davide perché so l'energia, la passione, la voglia che ci vuole per organizzare cose di questo tipo e so che ce le ha per davvero, che non è insomma un vecchio vestito da giovane ma è un giovane giovane, e vi assicuro che anche questo è un dato piuttosto raro. Ho pensato un po' a cosa dirvi, perché in realtà le conclusioni le avrete fatte nei vostri tavoli, vi sarete detti che università volete per la vostra città, come deve essere lo sport, la musica, tutte le cose di cui avete parlato, quindi sicuramente non sono in grado io di darvi le conclusioni delle cose che vi sarete detti. Allora pensavo di dirvi qualcosa sulla partecipazione, perché tra l'altro nei giorni scorsi nella mia regione abbiamo fatto un evento su questo, e anche lì insomma ci siamo interrogati su cosa significa far partecipare la gente, su cosa significa partecipazione, e io ho provato a raccontarla con un aneddoto personale, di solito sono quelli che aiutano meglio a capire. Mio padre quando ero piccola mi obbligava a scrivere ogni anno un tema sulla libertà e mi diceva dagli 8 anni in poi tu fatti un quadernino dove ogni anno dai la tua definizione di libertà. Allora questo quadernino è fantastico, vi risparmio gli errori ortografici e le cose assurde che ci sono scritte dentro, però il primo tema diceva libertà è poter giocare a calcio con gli amici di mio fratello invece di fare il palo come lui mi costringe a fare, e devo dire che era una concezione di libertà poco filosofica ma molto sentita e molto vera. L'ultimo scritto a 14 anni è di una riga sola e dice libertà e partecipazione. Evidentemente non ero un genio e mi era capitato di sentire Gaber, credo, però è bello che quel percorso lì si fosse chiuso personalmente per me così, perché davvero io credo che la partecipazione sia una delle forme più alte di espressione della libertà che abbiamo, perché poi studiando filosofia mi è capitato di leggere tante cose, ma libertà in fondo è la libertà di fare qualcosa, quella che io vivevo a 8 anni di giocare a calcetto con gli amici di mio fratello, è la libertà da qualcuno, quella che i nostri nonni ci raccontano in modo particolare, cioè la libertà da chi ci opprime, da chi ci violenta in qualche modo, ma è soprattutto libertà progettuale. Ed è quella libertà che voi oggi avete esercitato qui, ed è quella libertà che è partecipazione, una forma di libertà che presuppone l'esistenza dell'altro, che presuppone la condivisione, che ci dimostra che se fossimo nati per stare soli ci avrebbero dato un atomo a testa, e se invece ci hanno costretto a vivere insieme è perché la nostra libertà si esercita soltanto nella condivisione, nella partecipazione. Allora è per questo che la politica deve tornare a fare il suo mestiere nello stimolare la partecipazione. Quando si diceva esci partito dalle tue stanze, lo si diceva per questo, perché un partito che si chiude in se stesso, nelle sue discussioni, nell'autoreferenzialità, ha rinunciato alla propria missione, quella di far partecipare la gente, di aprirsi, di chiedere un contributo a chi troppo spesso è rimasto fuori dalla porta, perché eravamo un po' troppo presi noi a discutere di quello che stava invece dentro le nostre stanze. Ecco, io il valore di questo lavoro lo descrivo così, come la capacità di far rinascere la voglia di partecipare. In fondo la grande forza del nuovo corso del PD deriva da questo, dalla capacità che ha avuto Matteo Renzi e che ha avuto il gruppo dirigente attorno a lui di far ripartire la partecipazione. Io ho incontrato tanta gente che nel tempo mi ha detto io da lì ho avuto di nuovo voglia di avvicinarmi alla politica,
Ecco, se tu Davide, se il segretario, se voi in questo percorso qui a Bologna riuscirete a trovare anche solo 10-20 persone che uscendo dalle vostre iniziative dicano ho ritrovato la voglia di dare il mio contributo, voi avrete vinto, su tutta la linea avrete vinto, perché una persona che la pensa così è un'energia enorme, è davvero la nostra bomba atomica e questa forza, ha ragione il segretario, oggi in questo paese ce la può avere solo il PD. E allora abbiamo una responsabilità doppia, esercitarla al massimo e dar modo a chi ci mette questa passione di spendersi al 100%. Io spero di venirvi a trovare di nuovo, spero di vedervi così, anzi moltiplicati alla luce di quello che ci siamo detti e di nuovo vi ringrazio per questo bel invito e vi invito ad essere liberi anche qui fuori e a coinvolgere sempre più persone ad esercitare in pieno questa libertà. Grazie.